promozione, valorizzazione e formazione di guide turistiche in un importante progetto archeologico relativo al ritrovamento di un monastero benedettino del X secolo nel comune di Piana di Monteverna, il cui sito è stato rinvenuto circa 3 anni fa nella frazione di Villa Santa Croce. Cosa prevede il progetto e quale importanza storica ha il sito? Lo abbiamo chiesto agli addetti ai lavori a margine di un incontro che si è tenuto a Piana di Monteverna. Qual è il valore storico di questo sito archeologico? Beh, è un sito di notevole interesse perché costituisce un esempio ancora tutto sommato ben conservato di un monastero benedettino della tarda età longobarda, dunque è un sito archeologico che ha molte potenzialità, insomma, per la storia del territorio in questa fase storica, la tarda età longobarda e i secoli successivi, il pieno medioevo. Com'è nata la collaborazione tra il Comune, la Proloco e la Seconda Università di Napoli per questo importante progetto? Allora, il progetto è nato soprattutto dall'intento di voler restituire al popolo sia di Piana, diciamo, che di Villa soprattutto, quello che sono stati i ritrovamenti anche in questi 4 anni di scavo, e soprattutto abbiamo, diciamo, creato questa interazione proprio per tentare in qualche modo di comunicare quanto valga ancora sia il sito archeologico sia la nostra storia, per poter, diciamo, recuperare anche antichi valori e soprattutto per avere una più ampia conoscenza di quelli che sono i nostri monumenti culturali. Quanto è importante la Proloco nella realizzazione di questo tipo di progetti? Importantissimo, siamo veramente contenti dell'impegno dell'associazione Proloco. Noi vantiamo fortunatamente di un gruppo di giovani molto affiatato e cerchiamo di sfruttare qualsiasi loro iniziativa, appoggiando tutte le loro manifestazioni. Da Piana di Monteverna è tutto, Chiara Fiorillo per casertasera.it.